Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Forex Trader Weekly Meeting del 24 gennaio. Grazie, ringrazio subito Trend Online che ci ospita e che offre gratuitamente questo evento, questo appuntamento oramai settimanale di ogni venerdì con il mercato del Forex, quello delle valute, il mercato più liquido del mondo e secondo me anche tra i più interessanti. Vedo già che cominciate a porre delle domande. Buongiorno Yolanda, adesso vedremo sì, tutti insieme di capire quello che sta succedendo. Oggi, già in questi giorni, sono partiti dei movimenti parecchio interessanti su appunto il mercato del Forex. Adesso andremo a vedere cosa è accaduto e quello che sta accadendo. Alle 14.30 c'è solo il dato canadese, il cambio USD CAD comunque è sicuramente tra quelli protagonisti di questi giorni, di queste ultime sedute. Vedremo anche, vi sarà data anche la possibilità, se avete, potete richiedere delle analisi su delle operazioni che avete in corso o su altre operazioni che intendete aprire o come proteggere. La volta scorsa, settimana scorsa, abbiamo parlato diffusamente dell'utilizzo delle correlazioni per difendersi da movimenti sfavorevoli del proprio portafoglio quando si è in posizione su più Crombie cross contemporaneamente, quindi il Forex è unico in questo genere perché le correlazioni sono così forti in quanto euro non è quotato solo contro dollaro, ma è quotato anche contro altri mercati, quindi contro altre valute, scusate, e quindi a quel punto si può sfruttare questa possibilità e vedremo anche oggi come poter fare. A questo punto possiamo anche togliere la slide iniziale. E qui vedete il solito piano di lavoro, il momento in cui appare anche, eccolo qui, sulla vostra finestra. Quindi qui ci sono i cambi contro dollaro, faccio giusto un riepilogo veloce per chi magari assiste per la prima volta a questo webinar. Quindi abbiamo i cambi contro dollaro sono quelli più importanti perché la moneta americana è quella utilizzata per gli scambi internazionali e quindi per questo motivo quella di riferimento nelle varie monete contro appunto il dollaro americano. Il più trattato a livello mondiale è l'euro contro il dollaro, poi c'è il dollaro contro yen, qui la sterlina contro dollaro e già vediamo una bella candela rossa cominciata con il discorso del governatore della Bank of England un'ora fa circa. L'australiano contro il dollaro, neozelandese, franco svizzero sempre contro il dollaro e dollaro canadese che ha registrato dei livelli, ha toccato dei livelli che non si vedevano dal settembre 2009. L'unico intruso, non contro dollaro, perché avanzava uno spazio e l'ho inserito, è l'euro yen. Qui in basso invece, vedete, ci sono dei mercati che non sono delle valute, che però hanno delle correlazioni per quelle che sono le analisi intermarket, ovvero analisi tra mercati. E qui in basso c'è l'oro, Gold con questo codice XAUUSD e già questo fa capire che comunque è uno strumento finanziario quotato in dollari e quindi necessariamente segue le evoluzioni del dollaro americano in genere. Qui è l'indice tedesco, il DAX, lo Standard & Poor's 500 americano, il nostro povero FTSE MIB che oggi ha abbandonato, sembra voler abbandonare completamente quota 20.000 punti e infine l'obbligazionario rappresentato dal Bund tedesco. Questo perché ci sono comunque delle correlazioni che non sono automatiche, buongiorno a Gabriele che si è appena collegato, non sono automatiche, che però solitamente ci sono, tipo USD CAD sale quando Wall Street scende e viceversa. L'australiano, il neozelandese, dette anche commodity currency, fanno l'opposto, seguono solitamente, e ci tengo ad evidenziare solitamente, seguono l'andamento di Wall Street, quindi anche perché sono paesi esportatori di materie prime, quindi come sapete le materie prime seguono abbastanza fedelmente il ciclo, quello che accade per quanto riguarda i mercati azionari, seguono molto da vicino e quindi per questo motivo AUD USD viene giù. E il calo di AUD, che ieri mi si chiedeva anche attraverso il mio profilo su Twitter, perché AUD veniva giù, nonostante magari l'euro, altre valute, il dollaro perdeva terreno nei confronti di altri cambi, la spiegazione è proprio data dal fatto che nella notte, durante la sessione asiatica, c'era stato il dato negativo sul PMI cinese, ha rapporti commerciali molto forti e vicini con l'Australia, e quindi questo ha portato a questo calo dell'australiano che sta proseguendo anche nella giornata di oggi, qui si vede già da questo grafico come
abbia già superato diversi supporti, queste qui linee tratteggiate verdi che poi farò vedere bene col grafico giornaliero, adesso siamo proprio sul test di 0,86 e 89. Allora, vediamo già le prime vostre domande. Quindi Yolanda che già mi chiedeva ma cosa è successo ieri all'euro, non mi pare che ci siano stati dati importanti. La mattina ci sono stati dati PMI che sono stati tutti positivi, sia per quanto riguarda per singola nazione, ma anche quello a livello globale europeo, zona euro, e questo ha dato una spinta al rialzo. Vediamo subito quindi a questo punto il grafico dell'euro. Eccolo qui, euro che quindi era, qui c'era a 1,35 e 72, c'era una resistenza ex supporto che era, ingrandisco il grafico così magari si vede anche meglio, si era formato un supporto di breve qui su questo rimbalzo che c'era stato in occasione dopo il crollo iniziale del 2014, c'era stato un rimbalzo, quindi si era formato questo supporto di breve che è stato violato. È qui, in questa seduta qui del 17 gennaio, e poi a quel punto, siccome ogni supporto, l'analisi tecnica dice che ogni supporto violato diventa resistenza e viceversa, a quel punto era un supporto, resistenza, scusate, 1,3572, che ha resistito per queste tre sedute, faccio vedere magari quello che era prima, praticamente. Questo era il supporto che è stato violato qui con questa candela rossa. Poi successivamente supporto è diventato resistenza e ha tenuto per tre sedute, perché come vedete c'è stato un tentativo nella seduta del 22 gennaio di superamento, ma poi è venuto giù, c'era anche questa resistenza dinamica e sono saltati questi due livelli, livelli statici sono quelli orizzontali, le diagonali sono dette anche dinamiche, sono saltati, vedete che rimbalzo, che rialzo, che ha avuto accelerazione a rialzo dell'euro supportato dai dati, ripeto, dei PMI della mattina, che però giustamente, Yolanda, sono d'accordo con te, sembra quasi che stessero aspettando una scusa per partire al rialzo, perché l'impostazione sembrava abbastanza ribassista per l'euro e adesso invece i dati di ieri mattina sembrano, insomma, abbiano dato lo spunto che stavano aspettando molti rialzisti per mettersi longo, chiudere comunque gli short aperti sui massimi del 2013, proprio in chiusura dell'anno appena chiuso. Cancelliamo questa linea che adesso oramai non serve più perché quando c'è la doppia violazione è stato violato sia come supporto che come resistenza, a quel punto è da cestinare, da cancellare perché doppia violazione, a quel punto andremo a vedere se in futuro si potrà ritornare a ridisegnare quel valore intorno a 1,36. Gabriele mi chiede il target a questo punto, così come si vede bene da questo grafico, è in zona 1,38, dove siamo praticamente in prossimità dei massimi del 2013. Qui la seduta del 27 dicembre ci fu questo spike, questa accelerazione, questo strappo quasi fino a 1,39 che però poi è chiuso, è rimasto sotto tranquillamente 1,38 con una chiusura a 37,49. Quindi come livello l'area è questa qui, ovviamente anche 1,39, però insomma prendo come riferimento chi segue i miei corsi, sa che io preferisco più utilizzare la chiusura della barra più alta nella figura grafica, in questo caso qui questa resistenza, e la chiusura più alta è qui in data 24 ottobre, 1,38 e 0,2. Qui non fatevi ingannare perché questa è una candela che ha aperto, poi è stata successivamente, ha chiuso 38,08, è più alta però prima di questa violazione c'era questa qui, era la figura che avevo preso come riferimento, non è stata violata perché da 1,38,02 ha chiuso 1,38,08 e quindi a quel punto la resistenza ancora ha retto, però è ovvio che a questo punto, vedendo quanto è accaduto con questo strappo rialzista fino a quasi 1,39, qui arriva anche una resistenza dinamica, che faccio vedere parte da molto lontano, addirittura dal massimo storico, toccato 15 luglio 2008 dell'euro. Voi sapete che ogni livello, sia statico che dinamico, il valore, l'importanza è maggiore se parte da più indietro nel tempo, rispetto a quelli che magari possono essere di breve, brevissimo periodo.
Quindi sta salendo già abbastanza velocemente, verso 1,38 ho già fatto un massimo a 1,37 e 40, quindi siamo veramente, adesso è sceso come si può vedere qui da questa casella in giallo 1,36,89 la quotazione in tempo reale, però a questo punto la strada è spianata, Gabriele che chiedeva il target fino a 1,38, però per chi invece vuole entrare short, pensa di entrare short per provare l'ennesima volta magari il movimento che si è visto qui, dove toccando 1,38 è venuto giù, qui 38 viene giù, 38 è venuto giù. E adesso, se dovesse ritornare a 1,38, farei attenzione ad aprire delle posizioni ribassiste, short, in quest'area qui, perché comunque a questo punto, se dovesse tornarci per la quarta volta, ci sono buone possibilità che vada oltre. Però se comunque entrate a 1,38 circa, short, al ribasso, vendete appunto a questi prezzi, vi consiglio di tenere anche sotto controllo e d'occhio anche questa resistenza dinamica che vi ho fatto vedere parte dal massimo del luglio 2008. Quindi se entrate short come stop utilizzate una chiusura giornaliera sopra a quel punto, adesso se, qui in questo momento sarebbe praticamente sopra 1,38,80, praticamente dovrebbe fare una chiusura verso 1,38,80 oggi. Però man mano che passeranno le sedute, ovviamente questa trend line, questa resistenza dinamica è destinata ad abbassarsi, quindi si avvicinerà ulteriormente a 1,38. Vedremo. Ieri ha fatto già parecchia strada, vedete, da 1,35,40 ha chiuso vicino a 1,37, quindi oggi poi ha fatto 37,40, quindi da ieri già 200 pips, due figure, come si usa dire, ha fatto al rialzo, quindi già di strada ne ha fatta abbastanza e vedremo adesso, cosa accadrà nelle prossime giornate. Vediamo il grafico euro-dollaro. Stefano, mi chiede domanda: nella teoria le trend line vanno appoggiate ai massimi e minimi come fai tu, o è corretto anche considerare solo il corpo della candela? Allora, in teoria le apriamo un nuovo grafico. Solitamente vengono presi massimi e minimi, poi magari si possono anche utilizzare altri livelli, la chiusura per esempio, quindi si può tranquillamente utilizzare. Quello più usato e quello che io personalmente uso è sicuramente la congiunzione, se parliamo di un supporto dinamico di due minimi, così come se siamo in presenza di una resistenza dinamica, due massimi, e quindi a quel punto per avere un po' l'utilità delle trend line, qual è? Quella di definire, per esempio prendiamo questa qui che ancora non è stata violata, che parte da questo minimo del 10 luglio, è quello di definire, accompagnare, delimitare un movimento, in questo caso rialzista, che è partito appunto da qui e che tracciando quindi, congiungendo, mettendo insieme, collegando due minimi, questo minimo in questo caso con questo minimo qui del scorso 20 gennaio, e la trend line va a delimitare, in questo caso supporto dinamico, quello che è questo movimento rialzista. Si presume che nel momento in cui ci potrà essere la violazione, potrebbe esaurirsi quindi questo trend rialzista partito dallo scorso 10 luglio, e a quel punto quindi potrebbe invertirsi ed esserci un calo. Io lascio poi tratteggiate le linee nel momento in cui c'è stata la violazione, vi consiglio anche, vi invito a fare la stessa cosa per vedere in passato quanto accaduto nel momento in cui c'è stata una violazione, perché l'analisi tecnica altro non fa che studiare, analizzare quanto accaduto in passato, presumendo che possa ripetersi in futuro, perché sapete, tutti i nostri comportamenti umani anche al di fuori del trading tendono a ripetersi, le mode, usi e costumi, gli italiani sono famosi per determinate caratteristiche, lo sono i tedeschi, i francesi, perché cerchiamo sempre comunque di ripetere gli stessi comportamenti e atteggiamenti. Lo stesso nel forex, nei movimenti del prezzo del forex, in questo caso delle valute, e quindi che si fa? Si va a studiare quanto è accaduto in passato e si pensa che possa ripetersi in futuro. E a maggior ragione, se qui questa trend line che stava delimitando questo rialzo partito sempre dal minimo del 10 luglio, poi c'è stata la rottura qui, ingrandisco un po' il grafico così si vede anche meglio, c'è stata qui la rottura che ha prodotto da 1,33 circa fino a 1,32 100 pips, quindi registriamo questa cosa, poi da lì è ripartita al rialzo. Successivamente tracciata una nuova trend line, la cui violazione c'è stata il 28 agosto e questa volta è stata più profonda
più profondo l'estensione successiva alla violazione, perché da 1,3340 praticamente è sceso quasi fino a 1,31. Dopodiché ha continuato a salire, e quindi a quel punto questa trend line che tracciamo adesso dallo stesso minimo da dove partivano le precedenti due trend line, sappiamo che a volte ha prodotto un'accelerazione di 100 pips scarsi, una seconda occasione qualcosa di più. Quindi se adesso dovesse violare questo supporto, possiamo quindi immaginare, ipotizzare quello che potrebbe essere il movimento. Quindi se fa già 100 pips dopo la violazione, fa 100 pips di ulteriore movimento al ribasso, in questo caso, se dovesse qui scendere, a quel punto già cominciate a valutare se chiudere o meno l'operazione. Cosa importante, se utilizzate un grafico giornaliero come faccio io, e tracciate supporti e resistenze dinamiche e anche quelle statiche su un grafico giornaliero, dovete attendere la chiusura della seduta per avere la conferma o meno. Quindi nell'intraday ci sono spesso e volentieri, sia su quelle statiche, qui è un caso, quello più grosso avvenuto appunto qui il 27 dicembre, dove nell'intraday, ovvero in giornata prima della chiusura, era qui praticamente era ampiamente violata la figura, la resistenza 1,38, e poi rientrata. E quindi alla fine chi era short è andata bene, perché a un certo punto si trovava quasi meno 100, a fine giornata più 50 pips. Quindi mi raccomando, è molto importante attendere la fine della giornata della seduta per avere conferme o meno sull'ingresso o uscita. Nel caso in cui siete entrati su una resistenza e viene violata quella resistenza, a quel punto vi conviene uscire. È davvero molto molto importante. Posso far vedere tantissimi casi di violazioni di supporti e resistenze che hanno prodotto poi ulteriori movimenti, strappi, è una prosecuzione di quello che era il trend in corso, e chi magari rimane ancora dentro si trova in forte perdita, invece magari chiudeva lo short, si è aperto su una resistenza con una perdita contenuta, sostenibile, insomma un danno molto limitato, e faceva invece l'operazione al contrario a quel punto e long. Molte volte capita di riuscire a recuperare quella che era la perdita, con interessi addirittura si passa pure in guadagno. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda l'euro-dollaro. Vediamo quindi USD CAD, dove ricordo che la settimana scorsa, vediamo così, c'era, ricordo, un utente registrato che era su 1,10, infatti settimana scorsa era il 17 gennaio, quindi qui il mercato era qui, USD CAD poco sotto 1,10, una soglia psicologica importante, e quindi ricordo che c'era un utente di questo webinar, registrato a questo webinar, che voleva già chiudere il long e mettersi short. Mi auguro che abbia seguito il mio consiglio, sia rimasto long o comunque non sia entrato short, perché graficamente parlando, il primo livello, la prima resistenza era 1,11, e quindi a quel punto lì si poteva chiudere e provare uno short, cosa che non è andata bene, anche perché nella seduta di giovedì, se non ricordo male, o mercoledì, probabilmente, no, mercoledì 22 gennaio, si vede già da questo candelotto verde, c'è stato il meeting della Banca Centrale del Canada, tassi fermi, così come era ampiamente atteso. Ma soprattutto la Banca Centrale del Canada ha fatto sapere che sono contenti ovviamente di questa svalutazione, perché se USD CAD sale, il CAD essendo la seconda valuta in questa coppia di cambi, vuol dire che si sta deprezzando, si sta svalutando nei confronti del dollaro americano. E questo ovviamente favorisce le esportazioni, soprattutto le esportazioni, quindi l'economia canadese, così come abbiamo visto tutti questi mesi oramai sul dollaro yen, per esempio, dove il governo giapponese, la Banca del Giappone, ha portato avanti un discorso di svalutazione, una politica monetaria che aveva come obiettivo la svalutazione della propria moneta per favorire appunto quelle che sono gli export, e i dati macro poi successivi hanno dato ragione a questa politica monetaria. Solo che tutti i paesi vorrebbero far svalutare la propria moneta, e questo porta poi a quella famosa guerra delle valute, che magari avete sentito parlare. Adesso non più recentemente, però in passato se ne è parlato anche un bel po'. E USD CAD ha fatto ieri, ha violato anche 1,11, però oggi sta rientrando, così come si può vedere, quindi potrebbe essere una falsa rottura, e a questo punto, visto che c'è anche questo supporto dinamico di breve, perché parte da questo minimo del 6 gennaio,
per considerare violata questa figura, che a questo punto è un supporto o resistenza, come detto prima, violato, perforato, diventa supporto e viceversa. E adesso, ovviamente, se dovesse chiudere così, saremmo in teoria violata questo supporto statico, però visto che c'è poco sotto il supporto dinamico, questa linea rossa diagonale, a questo punto anche volendo si può attendere una chiusura giornaliera sotto tale linea per considerare violata appunto quella che è la figura, questo supporto che sta appunto accompagnando il cambio USD CAD. Anche perché se passiamo al grafico Aikinashi, per chi non ha mai visto un grafico Aikinashi, è molto simile a quello delle candele giapponesi. La differenza è il modo in con cui vengono, come vengono, non mi viene il termine, vengono definite l'apertura e la chiusura, che, dove c'è dietro una formula molto simile a quella dei pivot point. E l'utilità delle candele Aikinashi rispetto a quelle giapponesi è che sono molto più pulite. I trend si vedono in colpo d'occhio attorno alle candele giapponesi, dove vedete si alternano delle candele rosse e verdi. Passando invece alla raffigurazione Aikinashi, vedete com'è tutto più lineare. Ovviamente non tutte le candele rosse e verdi sono buone, ovvero non è che su ogni candela verde si entra long e su ogni candela rossa bisogna entrare short. Bisogna comunque farla coincidere con un livello grafico interessante, supporto e resistenza. Quindi se siamo su una resistenza, appare una candela rossa, a quel punto quella candela rossa ha un certo valore. Invece una candela rossa nel bel mezzo di un trend rialzista, dove però non ci sono resistenze, non ha nessun senso, ed è facile anche trovare delle candele rosse isolate in un trend al rialzo. E in questo momento, così come si può vedere, è ancora tutto verde. Quindi per il momento dal grafico Aikinashi non ci sono indicazioni di una possibile inversione del trend in corso sul cambio USD CAD. USD CAD che, torniamo al grafico candele giapponesi, ora il prossimo obiettivo è qui. Probabilmente c'è qualcosa prima qui verso questo livello a 1,17 e poi 1,1777, quindi il livello da monitorare già intorno a 1,17 potrebbe esserci, insomma, un po' una pausa di questo trend rialzista che oramai dura da diverse settimane. Quindi, questo per quanto riguarda USD CAD. Marina chiede anche se c'è un inside. Le analisi, la strategia, così come la spiego anche durante i miei corsi, aspetto sempre la formazione a prescindere, che sia inside, outside, la candela rispetto a quella precedente. Comunque, un grafico candele giapponese, Aikinashi, vi faccio vedere. A proposito, non è né un indicatore né un oscillatore, avete visto, cambia solo dallo stile di grafico, quindi a barre candele giapponesi c'è anche Aikinashi come Kaji e altre cose. E nel momento in cui si forma la candela rossa e, ripeto, deve formarsi in corrispondenza di una resistenza, a quel punto ha un valore e quindi l'utilità, insomma, si può entrare short perché siamo già dentro una resistenza grafica che storicamente ha un'importanza, perché se andiamo a vedere indietro nel tempo, 1,11 è il livello dove il mercato, ingrandisco il grafico, il mercato era crollato qui a luglio 2009, era arrivato fino a 1,06 circa, per poi rimbalzare fino a 1,11, venire giù, 1,11 nuovo test, viene giù e da lì non è più tornato se non proprio in questi giorni. E allora a quel punto, perché come detto prima, l'analisi tecnica studia i movimenti passati, le quotazioni, il flusso dei prezzi passati e cerca di presumere che possano ripetersi in futuro. A quel punto, arrivati a 1,11, se già è una resistenza per questo motivo importante, se poi si forma anche la candela rossa Aikinashi, a quel punto è un segnale ancora più forte. L'altra faccia della medaglia delle candele Aikinashi è che per questa loro prudenza, perché chi usa le candele Aikinashi è uno che assume un atteggiamento più prudente, non entra subito su una resistenza, infatti evitano molti stop. Infatti se adesso faccio rivedere, siamo sempre raffigurazione Aikinashi, queste erano delle resistenze 10717 10765,
Però chi magari aspettava la formazione di una candela rossa ai chinasci e quindi non mette subito l'ordine di vendita a questi prezzi, ha evitato di prendere due stop, sia qui che qui, proprio perché non si è formata la candela rossa. Ovviamente il discorso al contrario vale per i long, quindi se su un supporto si forma una candela verde, a quel punto c'è l'ok per entrare al rialzo. Però attenzione, la troppa prudenza, dicevo, delle candele Kinashi è in un mercato del Forex che voi sapete benissimo è molto veloce, può avere delle forti oscillazioni, può capitare che nel momento in cui siamo sulla resistenza, si forma la candela rossa ai Kinashi e bisogna aspettare necessariamente la mezzanotte per avere o meno la formazione, la conferma della candela rossa, in questo caso su una resistenza, può accadere che 1,11 è il livello, si forma la candela rossa e la mezzanotte un secondo, quindi il giorno dopo la formazione della candela rossa, il mercato sta a 1,09, cioè è sceso già di 200 pips dal livello da cui noi stavamo aspettando per entrare short, e a quel punto ha già fatto 200 pips, non è consigliabile entrare lì short a quel livello. Quindi ci possono essere dei casi in cui, soprattutto per il Forex, dove, ripeto, i movimenti dei prezzi possono essere molto forti, quindi può capitare che quando ti dà la conferma, per esempio su GBP USD, spesso e volentieri la conferma la dà quando il mercato oramai è già preso, già sceso su una resistenza o è già salito in caso di un supporto. Quindi fate attenzione, non è che si entra subito alla prima candela, comunque dovete valutare. Io, così come nel servizio Forex and Gold con Aikinashi, prendo in considerazione solo quelle in un range massimo, una distanza massima dal prezzo di 100 pips. Quindi se la resistenza è 1,11, era, perché qui oramai è stata violata, era 1,11, si forma la candela rossa ai Kinashi, dopo la mezzanotte ai clienti del servizio Forex and Gold ai Kinashi io mando un Kinashi alert, cioè dico attenzione, si è formata una candela rossa ai Kinashi su USD CAD sulla resistenza a 1,11. Quindi il cliente sa che siamo ancora dentro 100 pips da questo 1,11, quindi fate attenzione, non entrare subito, non è che ogni candela e comunque quando entra il segnale Kinashi bisogna entrare. Poi, altra cosa che metto in evidenza nei corsi, bisogna sempre valutare quello che avete in portafoglio. Scusate, ma vedo che siamo arrivati 14:30, seguiamo in diretta, quindi questo è il cambio USD CAD, stanno per uscire i dati macroeconomici canadesi. Sono dati legati all'inflazione. 28 secondi. Il canadese, vedete qui, sta per cercare di riportarsi sopra 1,11. Ancora qualche secondo. Nel frattempo vedo che la sterlina, mamma mia, 1,65 con minimo 64,96. Sterlina che da luglio gode di ottima salute. Eccoci qua, adesso vedremo qui dalla reazione del mercato, viene giù, sarà stato sicuramente positivo. Quindi sarà stato un dato positivo. Vediamo, eccolo lì, meno 0,2 e 0,2 in linea con quanto atteso, almeno per quanto riguarda il CP, e sale all'1,2% dall'anno precedente. Qui ovviamente se il dato è positivo per il canadese, USD CAD scende, perché come dicevo prima è la seconda valuta in questa coppia di monete. Quindi comunque non c'è stato pochi movimenti. Vabbè. Terminata quindi questa parentesi per quanto riguarda il dato canadese. Chiuso il grafico? No, sì, riapro il grafico. Perché volevo far vedere anche un'altra cosa. Le candele Aikinashi sono anche molto utili nel momento in cui, e questo è il caso in corso, che si sta verificando adesso, per esempio su USD CAD. Allora, violata questa resistenza 1,11, però solitamente la qualità, la bontà di una resistenza, un supporto, la si vede dall'accelerazione successiva alla violazione, ovvero ieri ha violato 1,11, a quel punto ci si aspettava un'ulteriore estensione di questo movimento al rialzo, magari fino a 1,12. Il fatto che il giorno dopo, sul grafico a candele giapponesi, non ai Kinashi,
ci sia questa candela rossa, fa pensare che forse siamo in presenza di una falsa violazione. Quindi, però ovviamente dobbiamo aspettare mezzanotte e vedete già poco fa eravamo sotto, sembrava esserci una violazione, adesso siamo passati di nuovo sopra 1.11, quindi sta mantenendo, si sta confermando sopra quello che è il nuovo supporto a 1.11 che era una ex resistenza. Nel caso in cui comunque dovesse persistere questo andamento, ovvero USD CAD che rimane per qualche seduta su questo livello 1.11 e si va poi a formare la candela rossa ai Kinashi, quindi il grafico Ekinashi aiuta nel tracciare una resistenza, ovvero se nei giorni successivi qui dovesse formarsi una candela rossa a Ekinashi, il grafico Ekinashi non fa altro che dire: Renato, prima tu l'hai disegnata a 1.11, la resistenza l'hai disegnata qui, ci sei andato vicino, è stata violata di poco e comunque sarebbe stata una perdita leggera se eravamo entrati già a 1.11 senza aspettare la candela rossa a Ekinashi, e nel momento in cui si forma la candela rossa a Ekinashi, a quel punto hai lo spunto operativo per tracciare una nuova resistenza. E si prende come riferimento, almeno quello che prendo io e consiglio durante i miei corsi, la chiusura più alta della figura grafica. Quindi se nei giorni prossimi dovesse formarsi una candela rossa a Ekinashi, e siamo sempre comunque vicino a questi livelli intorno a 1.11, in questo momento la chiusura più alta è a barra ovviamente di ieri, questa qui, a 1 e 11,14. Sarebbe quindi una chiusura sopra giornaliera, sopra 1,11,14, sarebbe quindi, rappresenterebbe lo stop per un eventuale nuovo short che fa seguito alla formazione di una candela rossa ai Kinashi. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro, magari scrivetemi nella chat le domande, maggiori approfondimenti in merito. Comunque è davvero una strategia molto semplice. Allora, prima di tutto quello che dicono i corsi, quando andate a tracciare supporti e resistenze, prendete quelli più eclatanti, quelli più palesi, quelli che vedono tutti. Perché, guardate qui, cioè io qui su USD CAD ho questo qui e questo qui. Qualcosa di intermedio probabilmente sta qui, vedo qualcosa anche qui, che per il momento io non metto, ma se dovessimo arrivare verso questi livelli, verso questi livelli dovesse formarsi una candela rossa Ekinashi, io sarò lì in agguato a tracciare la nuova resistenza, perché vedrò che in passato qui il mercato qualche resistenza, è proprio il caso di dirlo, l'ha avuta per poi venire giù. Quindi ecco l'utilità dei grafici Ekinashi anche nel tracciare nuovi supporti e nuove resistenze. Però quelli senza Ekinashi, quelli classici, quando vedete un grafico, prendete i livelli proprio quelli più eclatanti, quelli più grossi. Cominciate dai massimi minimi storici per poi addentrarvi nel passato più recente, perché se qui, guarda, questo qui è proprio grosso, se dovesse tornare qui, insomma, verso 1,30, non penso che il mercato possa poi passare tranquillamente a superare 1,30. Poi vabbè, bisogna vedere in che contesto storico va ad arrivare. Saluti a Giovanni, l'ultimo collegato in ritardo. Comunque c'è la registrazione Giovanni, quindi la prima parte eventualmente potrai poi vedere il link con la registrazione. Segnate supporti e resistenze sui livelli più grossi, quelli più palesi, non cercate dei livelli che vedete solo voi, perché se voi, io, voi, tanti altri operatori, traders nel mondo, gestori del mondo, hanno tracciato una resistenza qua e tutti insieme entriamo short vicino, insomma, non tutti metteranno 29,89, chi metterà 1,30 a un altro livello, ma se molti operatori del mondo, traders di tutto il mondo, non di tutto il mondo, insomma, comunque, tantissimi si mettono in vendita lì, per la forza di gravità, per forza di cosa inerzia, la legge fisica dice che se tutti vendono nel trading, il mercato per forza di cose deve scendere. Quindi a quel punto starete facendo l'operazione che stanno facendo tantissimi, ovvero sarete a favore di mercato. Quindi starete seguendo quello che è il trend del mercato. Quindi quando tracciate livelli, supporti e resistenze, tracciate quelli più grossi, quelli proprio che si vede ad occhio nudo, perché siccome, come ormai ripetuto più volte in questo appuntamento, tendono a ripetersi i comportamenti in futuro, se qui 1, 2, 3, 4 volte nel giro da ottobre a marzo 2009 il mercato ha toccato più volte questo livello e non è riuscito a superarlo e poi viene giù, a questo punto se mai, chissà quando, dovesse tornare a 1,30,
può essere che la prossima volta senza battere ciglio lo va a superare e fa saltare questa resistenza nel 30. Però ovviamente non si può non registrare come resistenza 1,30 la prossima volta si arriva lì. E a quel punto ecco l'utilità del grafico Akinashi, non mettere magari subito 1,30, ma aspettare la formazione di una candela rossa Akinashi. Potrebbe anche essere quindi quella il motivo. Vedo già Giovanni che mi chiede cose turche. Non è un cambio che seguo, so che sta facendo, toccando livelli storici, ma mi dispiace, non è un cambio. Ne ho 28, qui vedi questa è la lista, chi segue i clienti del servizio Forex & Gold e Akinashi sanno che ricevono ogni mattina una mia analisi giornaliera con segnali operativi, perché ogni supporto e resistenza praticamente corrisponde a un segnale operativo, e quindi il cambio contro il TRI Y non è in questo momento, non fa parte del mio gruppo di cambi su cui io opero, lavoro, quindi non lo seguo, potrei farti un'analisi grafica così giusto velocemente, ma darti indicazioni operative, perché comunque bisogna poi imparare a conoscere i vari cambi. Si sa per esempio che la sterlina è molto volatile, EURGBP invece non si muove mai, ha dei sussulti, qualche volta si muove, però solitamente un dinosauro va proprio lento, 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 lento. Gli SD-CAD lo stesso, ci sono dei cambi che hanno delle particolari caratteristiche che si impara a conoscerli, quindi poi si sa che magari. Oppure altre considerazioni importanti, per esempio come l'australiano, dove la banca centrale sta portando avanti una politica di svalutazione, una delle tante, e quindi fare dei long, per esempio entrare adesso long su un supporto importante che è 0,8689, lo vediamo subito insieme, è un livello che il mercato, guardate qui, non vedeva da diverso tempo. 0,8689 e qui siamo tornati a livelli di luglio 2010. Quindi, insomma, dovrebbe esserci una reazione da qui. Il mercato dovrebbe arrivare qui, avere una reazione e quindi salire e rimbalzare. 100, 200, 300 pips, qualcosina dovrebbe fare, qualcosa su cui poter magari speculare. Però il governatore della Banca Centrale Australiana qualche settimana fa ha detto che secondo il suo personale parere la giusta quotazione del cambio AUD-USD in questo momento dovrebbe essere a 0,85, cioè qui 200 pips, all'epoca erano pure 400-500 pips, era 0,89-0,90 se non ricordo male, e adesso, cioè, ripeto, l'ho già detto più volte, è come se Mario Draghi dicesse secondo lui l'euro adesso dovrebbe quotare 1,30 contro il dollaro, e sono dichiarazioni scioccanti. Non dovrebbero esprimersi in questo modo un personaggio di così alto livello, il governatore della Banca Centrale Australiana, è così, una manipolazione del mercato, influenzare il mercato in maniera pesante. E comunque sappiate che da parte della Banca Centrale Australiana c'è questa intenzione di portare giù, far svalutare la propria moneta, lo ha fatto praticamente da qui, da aprile 2013, che lo sta dicendo, e vedete infatti gli effetti poi, quelli che sono stati. Quindi qui si era rilassata, tra virgolette, la Banca Centrale Australiana ha cominciato a dire che era sui livelli buoni, accettabili, e il mercato ne ha approfittato subito per risalire e poi nuovamente hanno ricominciato a bombardare il mercato con dichiarazioni e svalutazioni, soprattutto durante i meetings. E quella più eclatante è stata qualche settimana fa quando, appunto, ripeto, Stevens, il governatore della Banca Centrale Australiana, ha detto che secondo lui il cambio AUD-USD dovrebbe essere adesso a 0,85. Ci sta andando lentamente, fate attenzione anche a fare trading su questo tipo di notizie perché potrebbero essere smentite nel giro di qualche giorno. Quindi, perché magari verrebbe da dire, a questo punto mettiamoci short con target 0,85, verrebbe da dire, però uno può arrivare alla smentita, due possono esserci dei nuovi dati, così come per esempio è accaduto l'altro giorno, un'inflazione al rialzo, che aveva portato ad una prima reazione positiva qui dell'australiano, perché ovviamente l'inflazione a rialzo allontanava quella che oramai sembra una manovra possibile, un ulteriore ritocco al ribasso dei tassi di interesse nella zona Australia, e poi ha ripreso a scendere, ha violato questo supporto di brevissimo a 0,8782 e adesso è in corso il test di quella 0,8689. Rispondo a Claudio che mi chiede,
Lei attende la chiusura della prima candela che nasce di diverso colore per entrare oppure entra già durante la sua formazione? Assolutamente no, Claudio, è da evitare. Bisogna assolutamente aspettare la mezzanotte perché ci sono dei casi in cui magari nell'intraday quella candela era di un colore e poi poco prima della mezzanotte per vari motivi diventa di un altro e quindi non conferma quello che era il possibile segnale di ingresso short o long. Quindi assolutamente aspetta la mezzanotte. Infatti ai clienti del servizio Forex and Gold e Kinashi l'alert viene inviato sempre dopo la mezzanotte. A proposito di Forex and Gold ai Kinashi, da a febbraio partirà anche, sarà abbinata una promozione, ovvero per chi ha un conto con il broker americano FXDD e fa nel mese solare tre operazioni con i lotti standard pari a 30 mini lotti, quindi round turn, così come viene detto, ovvero andata e ritorno, nel senso che lei che voi aprite e chiudete un'operazione con un lotto standard o con 10, quello che è, mini lotti, e ne fate tre lotti standard o 30, sono equivalenti mini lotti, micro lotti capisco che invece bisognerebbe fare 300 e purtroppo questo è quello che sono riuscito a strappare dal broker come accordo, come promozione. Quindi chi fa questo almeno minimo di eseguiti nel mese solare, l'abbonamento viene poi rinnovato e pagato praticamente dal broker FXDG. Quindi si vedrà se vi abbonate anche adesso, non c'è bisogno di aspettare il 1º febbraio. Abbonate adesso, quindi se oggi comincia l'abbonamento, scadenza 24 febbraio, e nel mese di febbraio fate, no, a quel punto vi trovate un po', diciamo che la scadenza è dopo febbraio, perché a questo punto bisogna aspettare il primo mese che è febbraio, la scadenza del vostro abbonamento viene posticipata di un mese e se continuate a rispettare quello che è il numero minimo di eseguiti al mese, la scadenza viene man mano posticipata. Quindi se già avete, ripeto, voglio essere sincero, per chi usa i mini lotti, chi usa sotto i mini lotti, una promozione non è cosa interessante, quindi, però per chi usa i mini lotti significa fare 30 operazioni al mese, praticamente, insomma, uno, quasi una al giorno, quindi, insomma, si fanno abbastanza facilmente. E soprattutto se si lavorano con più cross, quindi si ha questa possibilità. Fabio mi chiede il nome del broker, è FXDD, broker americano che da poco hanno aperto anche in Europa, c'è il sito in italiano. E tra i più importanti americani, insomma, quindi con tutte le regolamentazioni possibili, Italia, FSA e tutto il resto, e quindi soprattutto la persona che adesso gestisce l'ufficio italiano è di mia diretta conoscenza un amico, un gestore con cui ho avuto una bellissima esperienza tanti anni fa in una società di consulenza e quindi vi garantisco anche per quanto riguarda quella che è l'assistenza che potete avere non da un commerciale ma da un trader, un gestore che quindi conosce bene quelle che sono le nostre esigenze di traders. E quindi questa sarà la promozione che partirà dal 1º febbraio. Ciao Federica, che si è arrivata adesso, si è appena collegata. Quindi questa è la situazione anche AUD USD. Vedo, intanto cerco di leggere qualche altra domanda. Se avete domande in merito a qualche operazione che avete in corso, potete tranquillamente chiedere, magari soprattutto se sono in guadagno dai 100 pips in su, magari vediamo di fare qualche esempio di strategia utilizzando le correlazioni. Yolanda che dice ero short euro GBP, ci credi che cambia il trend e va al rialzo o pensi che sia solo un rimbalzo? Allora, la sterlina fino a ieri stava, godeva di ottima salute. Poi oggi sono arrivate queste dichiarazioni del governatore della banca inglese, ho letto solo in parte perché sono arrivate poco prima di questo appuntamento del webinar Forex Trader Weekly Meeting, e quindi non ho letto. Le prime che ho letto parlavano che si allontanava, non era in programma un possibile taglio dei un rialzo dei tassi, perché in Inghilterra, vista la situazione economica a Florida, che sono tutti dati positivi in questi ultimi mesi, si parlava di un rialzo dei tassi, e a questo punto è stata allontanata
questa possibilità e quindi questo ha portato, almeno da questa prima dichiarazione, già posso pensare che sia stata la causa del crollo che c'è stato sulla sterlina dollaro, che magari faccio vedere adesso. Questo qui che vedete davanti è il cambio euro-sterlina, che essendo la sterlina la seconda valuta in questa coppia qui che vedete euro-GBP, ha un rialzo della sterlina, produce, però qui siccome ovviamente segue anche il movimento dell'euro-dollaro, quindi in questo momento sta, siccome l'euro dollaro abbiamo visto, sta salito fino a 1,3740 poco tempo fa, c'è stata la violazione di questo supporto a 0,8253, dove presumo Yolanda sia entrata poi short, e oggi sta ritornando sopra. Purtroppo questo è uno di quei cambi che dà spesso e volentieri dei falsi segnali, perché rimane fermo per un po' di tempo, ha degli exploit per poi rientrare nella quiete, nell'letargo e rimane lì. Quindi non è un cambio sicuramente molto simpatico da questo punto di vista. Vediamo la sterlina nei confronti del dollaro americano, che adesso recupera qualcosina dal minimo di giornata, toccato come abbiamo visto prima sotto 1,65, per l'esattezza 1,64,96, siamo adesso a 1,65,13. Ieri c'è stata la violazione di 1,66, a questo punto già da questo movimento possiamo capire che siamo probabilmente in presenza di una falsa violazione. Vediamo anche il grafico Aikinashi, se si sta formando la candela rossa, e guardate per esempio dal grafico Aikinashi per il momento non c'è ancora nessun segnale di una possibile inversione del trend rialzista. Quindi da Aikinashi per il momento ci dice state fermi e non aprite operazioni short su GBP USD. Magari poi quando scenderà ulteriormente a 1,64 esce la candela rossa, l'ho detto prima, GBPUSD, vedete qui per esempio si è formata questa candela rossa su quella che era la resistenza prima 1,66, il giorno dopo, perché necessariamente bisogna attendere l'apertura, prendere come riferimento il prezzo di apertura del giorno dopo, era 1,63,95, praticamente 200 pips distanti da 1,66, troppo tardi. Forse accadrà la stessa cosa in questo, anche questa volta, dove apparirà la candela rossa quando il mercato sarà verso 1,64. Su GBP le candele, ripeto, troppo veloce per le candele Aikinashi, magari quindi non si sposa abbastanza bene, quindi lì potrebbe essere meglio utilizzare entrare direttamente su supporti e resistenze, quindi short eventualmente 1,66. Andrea mi dice, ma la sede europea del broker FXDD è per caso Malta? Sì, è Malta, è un fatto fiscale giuridico, no. Preso la sede lì, però sono regolamentati sia Consob sia FSA inglese e hanno anche comunque il versamento viene fatto un conto deposito in Italia e c'è il sito in italiano e anche l'assistenza, ripeto, in italiano. Adriano chiede, dollaro yen, a cosa è dovuto il ribasso di questi giorni? Il dollaro yen, vediamo subito il grafico, non si è aperto. Dollaro yen da diverso tempo risulta, sta seguendo molto da vicino quello che è l'andamento del mercato azionario Wall Street, soprattutto Standard & Poor's 500. Se mettete insieme vicino ai grafici vedrete davvero una correlazione molto forte. E in questi giorni è in corso, se faccio vedere qui nella schermata, tolgo un attimo il grafico dollaro yen, vedete qui Standard & Poor's 500 che sta venendo giù, quindi sta seguendo abbastanza da vicino l'evoluzione del mercato americano, Wall Street, azionario. Quindi in questo momento la correlazione è forte, quindi a un ribasso dell'azionario si sta traducendo un ribasso anche del dollaro yen, però attenzione perché qui, sapete, se faccio vedere il trend di lungo periodo, qui eravamo ai minimi storici. E da lì poi, con l'azione della politica monetaria della Banca Centrale del Giappone, c'è stato poi questo movimento al rialzo che ha portato a una fortissima svalutazione e adesso, in corrispondenza verso 105, non è riuscita ad andare oltre e da lì è partita un ritracciamento anche dopo che c'è stata questa violazione di questa trend line, di questo supporto dinamico. Quindi questo è per quanto riguarda la situazione dollaro-yen. Il primo supporto è una ex resistenza in area 101,20, mentre al rialzo
ce n'è ancora di strada da fare, dovrebbe arrivare a 107,45. Ovviamente 105 è una resistenza di breve che si è formata, ovviamente per quello che è accaduto recentemente. Altre domande su, vedo che state scrivendo a proposito del broker americano, le potete porre direttamente o le mandate a me via email e io vedrò di farvi rispondere dalla persona che cura i contatti, appunto, il customer care con la clientela italiana. Quindi adesso non vorrei dedicare troppo tempo, far diventare una troppa pubblicità, insomma, anche perché è giusto per parlare di questa promozione che partirà dal 1º febbraio. E da febbraio partirà anche un altro servizio legato ai grafici Kinashi, però questa volta sul mercato azionario italiano, almeno in partenza. Quindi sarà data una tabella, ci sarà una video analisi operativa ogni pomeriggio, comunque dopo la chiusura di Piazza Affari delle 17:30 circa. Riceverete chi si iscrive, a proposito, il primo mese a febbraio sarà gratuito, quindi lo potrete provare tutti gratuitamente per tutto il mese di febbraio, e riceverete, adesso se riesco a passare su un altro monitor, un attimo di pazienza, così vi faccio vedere quella che è la tabella che praticamente riceverà chi è registrato a questo servizio. Allora, ci sono quasi, un attimo di pazienza. Vedrete apparire quella che è la, eccola qua. Quindi qui vedete, sono i titoli, appunto questi qui del FTSE MIB, il nostro paniere più importante, e qui questo è l'ultimo prezzo, quindi sono quotazioni in tempo reale, vedete 14,53. Questo è l'ultimo prezzo, la quotazione attuale del titolo, variazione percentuale odierna, volumi odierni, e da qui in poi invece ci sono quelle che sono le indicazioni operative legate ai grafici Aikinashi, ovvero in corrispondenza di una resistenza o supporto si forma una candela rossa verde Aikinashi, viene segnalata, quindi è un riferimento che verrà dato all'operatività di chi opera su questi mercati, su chi fa trading su questi mercati. Qui in questa tabella ho preso come riferimento, quindi un dato oggettivo, quindi non perché ovviamente il cliente che riceve la segnalazione può poi personalizzare l'operatività e non entrare subito, perché magari reputa un prezzo troppo, se siamo su una resistenza troppo, ancora si può entrare più alto, se una resistenza o più basso se siamo vicino a un supporto, così come anche tutta quella che è la gestione dell'operazione, trailing stop, target profit e tutto il resto. Qui c'è la data entry, quindi ovvero il giorno successivo, come data entry viene preso in questa tabella il giorno successivo alla formazione della candela Kinashi. Quindi A2A, che vediamo qui, 23 dicembre, vuol dire che il 22 dicembre si è formata la candela rossa ai Kinashi e dal giorno successivo è entrato lo short. Quindi il prezzo è quello ufficiale di apertura, quindi un dato oggettivo, parlo qui, anche qui non è un dato, cioè un prezzo che ho scelto io a caso, sono tutti dati oggettivi. E in questo caso il risultato è di 1,93%. Ovviamente balza all'occhio che in questo momento è tutto il paniere è tutto short, sono tutte operazioni al ribasso, e poi viene segnalata nel momento in cui c'è la violazione, se si è entrati su una resistenza ed è stata violata la resistenza, quindi in quel caso rappresenta uno stop, viene segnalato, quindi chi è entrato stop in short deve chiudere l'operazione. Così come anche magari oppure invertire, come è accaduto su per esempio Popolare Milano, che dopo aver fatto una bella operazione a rialzo, prendendo solo come riferimento i prezzi d'ingresso, quindi aveva fatto anche più del 20% il risultato finale che ha ottenuto questa operazione, si poteva fare di più, però già prendendo come dati oggettivi quelli delle entry, già i risultati sono molto interessanti, e devo dire che qui sono operazioni registrate dal 17 dicembre dell'anno scorso, da quando praticamente ho cominciato a parlarne sul mio profilo di Twitter e anche Facebook.
ho dimenticato quello che dovevo dire per fare questa osservazione a parte. E comunque, per quello che riguarda la gestione, comunque qui sono solo dei riferimenti che potrete avere per chi vuole entrare e quindi poi adeguare all'operatività, seguire anche a quelli che sono i prezzi che verranno indicati, quello ufficiale, il giorno di apertura, il giorno dopo l'apertura, quello che è, insomma, comunque si può. Un tipo di operatività molto interessante. Ecco quello che volevo dire. Rispetto al Forex ho notato anche che dà meno segnali, falsi segnali, perché è meno volatile rispetto al Forex e quindi quando entrano dei segnali, magari adesso faccio anche vedere, qui devo fare nuovamente un cambio di postazione. Un attimo di pazienza. Perché farò vedere come a questo punto, per esempio, ecco qui, adesso dovreste essere in grado di vedere nuovamente lo schermo con i grafici, il tempo di caricarsi. Riapro la finestra delle domande. Vedo che nel frattempo ho dovuto chiudere la finestra delle domande. Fabio dice: mi scusi l'ignoranza, ma con tutte le tasse che paghiamo, non converrebbe orientare i trader verso America e Germania che hanno titoli anche più liquidi? Caro Fabio, probabilmente l'America, i titoli americani saranno il step successivo come servizio di indicazioni operative a chi nasce. Comincio con quello italiano, poi probabilmente passerò anche a quello americano, sicuramente. Prima quello americano, non sei il primo che mi fa notare la Germania, quindi vediamo, insomma, se io ovviamente adeguo l'offerta in base alla richiesta, se quindi la gente vuole titoli americani, titoli USA o titoli tedeschi, a quel punto io vedrò di adeguarmi, perché ovviamente se faccio un servizio per poche persone, quando invece sui titoli americani posso avere più clienti, che da un punto di vista del ritorno economico, è inutile negarlo, quindi vedrò di adeguare l'offerta, quindi facendo i titoli USA o i titoli tedeschi. Stefano invece chiede lo stop come funziona, lo spieghi. Allora, vediamo, passiamo qui su quest'altra macchina, però non ho i grafici in tempo reale, ce l'avevo su quegli altri dove vi ho fatto vedere la tabella. E in questo caso adesso faccio vedere, per esempio, un'operazione chiusa in stop. C'è stata oggi? Oh no, vediamo. Dovrebbe essere, se ricordo bene, giusto per far vedere un'operazione chiusa in stop. No, non è SNAM. Questa comunque di SNAM, visto che ormai ho aperto il grafico, comunque lo stop funziona in questo modo. Passiamo intanto alla raffigurazione candele ai chi nasce. Attenzione a una cosa che si nota nei grafici sui titoli azionari. Rispetto a Forex che non chiude mai, quindi i gap sono solo infrasettimanali sul Forex, ovviamente invece sui titoli azionari ce ne sono, vedete qui, il gap è praticamente quando il mercato riapre a un prezzo diverso da quello di chiusura, o comunque non lo va a chiudere in giornata. Questo per esempio è un gap, vedete, ha chiuso qui e poi ha riaperto, e quindi qua il gap è un distacco, è rimasto un vuoto che non è stato ancora colmato. Passando alla raffigurazione candele ai chi nasci, i gap non ci sono, guardate, è tutto bello lineare. Inganna fino a un certo punto, perché comunque il trend, se, qui che, quel buco che c'era non c'è, ma è raffigurato da disegnato da una candela verde, comunque sappiamo che il mercato in quel momento stava aperto, un gap al rialzo, come si usa dire, quindi la candela verde giustifica questo movimento al rialzo. E qui si è creata quindi ieri, 23 gennaio, la candela rossa ai chi nasci. L'ingresso, il prezzo entry, qui manca la candela perché, ripeto, su questo computer non ho i dati in tempo reale, però vi dico che SNAM aperto è in questo momento in leggera perdita dello 0,88% come operazione. Comunque quello che vorrei rispondere a Stefano, lo stop e se mi fa una chiusura giornaliera sopra questo livello qui, 4,1215 circa, orientativamente, vedere poi un range di percentuale.
che varia a seconda dei casi, e che comunque io segnalo, dico che c'è stata la violazione o meno di un livello, e quindi a quel punto non si fa più l'operazione. E quello che voglio far vedere è come, dicevo appunto, che sui titoli ci sono meno falsi segnali. Faccio così, faccio vedere subito una veloce carrellata. Siamo anche oramai in chiusura di webinar. Cominciamo da A2A, che è entrato anche oggi un segnale short, qui invece siamo già 2% di guadagno, vedo dalla tabella. E adesso faccio giusto vedere come, non ho collegato, devo collegare, ecco qua, qui nel caso c'è stato un falso segnale. La rottura qui, con questa chiusura, quindi lo short partito 8 e 18 è stato stoppato, e ovviamente vedete chiudere in stop, quindi è molto molto importante, perché guardate il movimento successivo, le perdite sono sempre contenute, massimo 5%, mentre i guadagni sono molto interessanti, perché guardate, cioè, il colore come c'è, quando partono le candele verdi e rosse sono davvero, se ne vedono interessanti. Qui Atlantia. Purtroppo è lento nel caricare Autogrill, guardate qui, ha fatto prima tutto questo movimento, e queste candele verdi non sono state prese in considerazione perché non c'era un supporto, il supporto era qui. E da qui, guardate, da 5,67 dove siamo adesso. Azimut, che ha corso tantissimo, e oggi è partito un segnale, c'è stata la candela rossa, però qui è un doji, visto che molti, ho visto prima parlavano qualcuno nella chat, non la prendo in considerazione, aspetto una candela rossa magari più sostanziosa, più corposa. E a questo punto, visto che è lento nel caricare i grafici, vedo che Stefano, sì, sempre fine seduta comunque. Il segnale, bisogna sempre attendere la fine della seduta della giornata per avere la conferma o meno. E vedo che Federica invece ha aperto uno short, che guarda qui Federica. Non so se sei entrata qui dopo la formazione di questa candela rossa che è avvenuta lo scorso 7 gennaio, e adesso guardate che movimento. È davvero sui titoli azionari molto 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 interessante. Il take profit invece, vedo che Ivo mi dice che ha chiesto il contatto Skype smart-trade, ecco perché forse non è quello giusto. Comunque, se mi mandi un'email ti aggiungo io, renato.decaroli@gmail.com, ti aggiungo io alla mia lista contatti Skype, e nell'email che vi mando anche con la registrazione ci sono tutte le informazioni per mettervi in contatto con me. Il take profit in questo caso, sicuramente quando si è in guadagno così, qui da questo prezzo d'ingresso dell'8 gennaio ai prezzi attuali, vedo che siamo più 17%. Quindi, come minimo, sanno chi segue i miei corsi, bisogna utilizzare il trailing stop, ovvero l'adeguamento dello stop in base all'andamento dell'operazione in positivo, ovvero se lo stop era una chiusura sopra qui, o comunque voi lo volete comunque mettere 3-5 punti percentuali per stare sicuri, non avere sorprese. Nel momento in cui, come siamo adesso, a più 17% dal prezzo d'ingresso dell'8 gennaio, è ovvio che bisogna utilizzare, attuare un trailing stop, ovvero più 17 ai prezzi attuali, avete uno stop che è diventato a questo punto uno stop profit a più 10%. Quindi, seguite man mano l'evoluzione dell'operazione. Oppure in teoria il trailing stop, oppure il target potrebbe essere con la formazione di una candela verde, però questa deve sempre coincidere con un possibile supporto. Qui vediamo che siamo arrivati su questo supporto di breve. Se dovesse formarsi una candela verde verso questi livelli, allora io nel video operativo che manderò dopo la chiusura di Piazza Affari dirò: si è formata una candela verde, però poi dovremmo fare l'analisi, a questo punto facciamola, vediamo se è in corrispondenza di questo livello, prendiamo giusto come riferimento, andiamo a vedere indietro nel tempo, e comunque qui era una resistenza che è stata violata ed è diventato un supporto, storicamente se è un niente, i dati finiscono qui, sicuramente questo livello qui, che sarebbe questo, guardate, l'analisi tecnica è spettacolare, resistenza bucata,
da supporto e ora siamo pronti sul supporto. Quindi qui, se adesso dovesse formarsi una candela verde, si inverte il mercato, quindi verrà segnalato il long a questo punto. Quindi questo è un po' il funzionamento. E vengono dati i riferimenti grafici operativi da quelli che sono ai Kinashi. Poi ognuno è libero di gestire l'operazione, se guadagna il 10-20% la può chiudere. Fiat ha fatto un'operazione incredibile, un fortissimo guadagno, così come anche MPS, Monte dei Paschi, era molto molto in guadagno. Adesso il guadagno si è assottigliato, siamo solo a un 4,55%. Quindi a quel punto si poteva gestire in maniera diversa, chiudere prima, tenendosi più vicini magari a quello che era l'operazione, il massimo guadagno raggiunto. Comunque riceverete sicuramente, perché quanto siete registrati a questo webinar, riceverete link, tutte le informazioni per aderire a questo nuovo servizio che partirà, ripeto, dal 1 febbraio, sarà gratuito per tutto il mese di febbraio. Comunque, questo è il mio riferimento, la mia email renato.decarolis@gmail.com, quindi per eventuali contatti, però ripeto, più tardi manderò la registrazione del webinar, di questo webinar, e lì ci saranno anche tutti i miei riferimenti, il mio sito web che è decarolis.biz, e poi altre su Facebook, su Twitter. Vedo Marina che ha scritto: grazie mille per le spiegazioni, complimenti per il webinar. Grazie a te, Marina. E a proposito, vi lascio dicendo anche che lunedì sera ci sarà il primo appuntamento, un nuovo webinar operativo, insieme ai colleghi Pietro Origlia e Fabio Ansaloni. Anche questo è gratuito, i primi due saranno gratuiti, i primi due lunedì, e dove faremo, praticamente avrete a disposizione tre traders con competenze su mercati diversi che comunque si uniscono, anche le strategie, dove potrete porre delle domande, comunque avrete degli spunti operativi su indici azionari, titoli azionari. Indici azionari l'esperto in questione è Fabio Ansaloni, mercato azionario l'esperto è Pietro Riglia, e io mi occuperò soprattutto del Forex. Però ovviamente, come avete visto, sono Forex, faccio soprattutto Forex, però la strategia Kinashi si sposa bene anche con i titoli azionari, così come anche gli indici azionari. Quindi potrete fare delle domande e vi saranno date delle risposte da tutti e tre i traders. Quindi vedrete, ci sarà questo webinar operativo che sarà a pagamento, piccola quota di iscrizione, e comunque sì, Miriam sarà registrato, riceverà il link con la registrazione. Quindi chi partecipa sia a questi gratuiti, che poi saranno a pagamento, 12,20 euro la quota di iscrizione IVA inclusa, per quelli che saranno poi a pagamento, ci saranno dei pacchetti comunque, riceverete, quindi sarà possibile, sarà inviata anche lì la registrazione, quindi lo si potrà vedere quelle che sono le indicazioni operative con i livelli di ingresso, uscita, in profit e stop per la settimana su più mercati. Quindi è un appuntamento che parte proprio lunedì prossimo. Adesso è proprio tutto, siamo andati molto oltre rispetto a quella che era l'orario di chiusura. Come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro un buon weekend, e l'appuntamento è o 27 con il Weekly Buy and Sell con Ansaloni e Origlia, oppure il 31 dicembre, gennaio, scusate, con un nuovo appuntamento con il Forex Trader Weekly Meeting. Grazie a tutti e buon fine settimana.